Buonasera, bentornati su Zona Locale. È appena terminata una diretta con Martina, mia collega Martina Luciani, con un ospite che ci ha fatto veramente divertire, ma ci ha fatto anche riflettere e partecipare, insomma, a quello che sta vivendo. Questa sera invece con me abbiamo un ospite musicale, sentite la musica di sottofondo, lo vedo già che si è collegato. L'ospite di questa sera è Stalf, acronimo di Stefano Alfieri, e ci racconterà un po' lui, adesso che arriverà in diretta, chi è, perché oggi tante persone mi hanno chiesto: ma chi è Stalf? Chi è Stalf? E adesso lo scopriremo, non appena Stefano sarà arrivato, adesso che chiederà di partecipare alla diretta e si connetterà. Nel frattempo tante persone si stanno connettendo. Io ricordo sempre che poi tutti i video che pubblichiamo nelle nostre dirette, ormai da lunedì abbiamo iniziato, sono disponibili anche sul sito, quindi c'è una raccolta, potete rivedere tutte le interviste. E adesso l'ospite di questa sera, io abbasso la musica perché poi sarà compito suo, vediamo se arriva. Eccolo qua. Vediamo. Ci siamo? Ciao, no, ci siamo, ciao, ci siamo. Ciao Giuseppe. Ci sei? Sì. Ok. Spero si senta bene l'audio, perché il mio telefono, com'è? Un po' capricci. Mi risento io. È l'unica... Devo mettermi le cuffie? Bravo. Ok. Lasciamo stare. DJ ha sicuramente le cuffie. Io purtroppo ho solo queste cuffie. Vanno benissimo. Ci sono già un po' di amici che... Ci siamo? Va sei? Bene. Prova. È così? Oh, perfetto. Prova. Ok, perfetto. Sì, ci sentiamo. Immaginavo che mi faceva un po' di problemi. Allora, prima di dire chi è Stalf, perché magari i tuoi amici conoscono il tuo volto, tanti altri no, ma lo scopriranno stasera, dove ti trovi? Allora, io sono a Bologna, quindi non sono a Vasto in questo momento. Sto passando qua la quarantena e... diciamo che sto bene, non mi posso lamentare. Sei di quelli che sono rimasti su dove erano per studio, per sì, l'altro. In realtà io ero a Vasto, ma questo prima ancora che scoppiasse tutto il casino, perché ero risceso a inizio febbraio dopo aver dato gli esami, e in effetti sono stato uno dei pochi che contro tendenza è tornato su. Sì. Potevo passare la quarantena a casa bello tranquillo, invece ho scelto di risalire, anche perché non avevo tutto quello che mi serviva giù, e è andata così. Se dovessi presentarti, diciamo così, in un flash, chi è Stalf? Oddio. Allora, io mi sto facendo conoscere da un po' di tempo come DJ. Però diciamo che in realtà mi piace sperimentare un po' di cose, quindi ho iniziato a produrre anche qualche base mia, da poco ho aperto un canale YouTube, e mi piace la fotografia da sempre, quindi cerco un po' di unire tutte le passioni. Ultimamente diciamo che sto iniziando a unire anche alle mie passioni quello che è il mio percorso universitario, perché io sto qui a Bologna per studio ufficialmente, diciamo. Ufficialmente bene. Cioè, studi così rassicuriamo. Sì, sì. Mi sono iscritto a settembre alla specialistica in management delle attività sportive, mi sono laureato in scienze motorie e diciamo che sono in una fase della vita dove sto unendo un po' tutte e due le cose. Ecco. Beh, tu sei un giovane vastese, ricordiamo per chi magari si sta collegando adesso, hai tante passioni, sicuramente quella del basket, perché sei giocatore sì. di basket, non so se adesso giochi ancora, hai giocato per tanti anni. Adesso no, da quando mi sono trasferito qui ho smesso, però sì, ho giocato a Vasto per tanto, cioè tutte le giovanili. Ho fatto qualche anno a San Salvo, anche quando sono andato a studiare a Chieti mi sono trovato una squadra a Popoli, e sfrutto l'occasione pure per salutare tutti i miei ex compagni di squadra. Poi è una grande passione, sì, per la fotografia, perché
insomma, ormai è un po' di tempo che magari la sfrutti un po' di meno, forse adesso più per i video, però abbiamo pubblicato tante tue belle foto nel corso Sì, in degli anni, quindi ci hai regalato tanti bei realtà, istanti. sì. In realtà ho provato un po' di cose, non mi sono mai buttato a pieno su una in particolare, però negli anni ho imparato tante piccole passioni. Quella della fotografia, mo, mi hai fatto ricordare pure tu che quando ero un po' più piccolo mi avevi pubblicato qualche foto sul sito. Sì, poi ho venduto la macchinetta, ho messo da parte quella passione, adesso la sto Adesso la coltivi. riniziando a coltivare anche adesso, sì. Questa chiacchierata ce l'avevamo in cantiere già da un po', no? Perché avevamo parlato di Sì. incrociarci, perché DJ, quindi insomma mettere dischi, musica di altri da mixare sapientemente poi per far divertire le persone, per far passare una bella serata alle persone, però ecco, questa attività di produzione della musica ti sta iniziando a intrigare sempre di più. Sì, in realtà questa della produzione musicale è una cosa che ho scoperto relativamente tardi, nel senso che non avevo mai provato prima. Io ho sempre fatto il DJ in modo molto amatoriale, nel senso non l'ho mai presa come una professione. Mi sono sempre limitato a divertirmi a mettere musica alle feste tra amici, giusto così. Un po' per una serie di fattori non ho mai avuto il coraggio, ecco, di iniziare a esibirmi nelle serate, roba così. Da qualche anno ho preso coscienza un po' di quelle che sono le mie capacità e anche spinto da tutti i miei amici ho riniziato a trattare questa passione un po' in modo un po' più professionale. E inizialmente, appunto, come stavo dicendo, avevo intenzione solo di fare il DJ, poi durante tutto il percorso che ho iniziato a riallenarmi e cose varie, ho scoperto pure di avere la capacità di creare qualche canzone, basi, scrivere testi, così. Però diciamo che quella è un campo in cui ho molto da imparare, appunto perché ho iniziato relativamente tardi, quindi non ho nessuna esigenza in particolare, mi piace, è una cosa che adoro fare, mi piace condividerla con chi vuole ascoltarla. Ecco. Hai detto, hai iniziato a riallenarmi, perché un DJ si deve allenare. Ma cioè, io ritengo che sia, cioè, come tutti i musicisti, credo che sia fondamentale la pratica e l'allenamento. Cioè, perlomeno io approccio Fisicamente, questa. come ti alleni per fare il DJ? Passo le serate semplicemente, vabbè, sia una fase in cui cerco di trovare dei mix che possano funzionare e poi tecnicamente mi alleno proprio a mixare, cioè diciamo che cerco di non essere troppo banale, di fare dei cambi semplici, quindi allenarmi in quel senso, perché poi quando ti ritrovi nelle serate con tutta la gente, la confusione. Magari a chi sta ballando non se ne accorge nemmeno di qualche errore, però cioè, sono piccoli dettagli che fanno la differenza alla fine. Oggi, diciamo, l'attività di DJ è fatta principalmente col digitale, no? C'è ancora qualcuno che è rimasto col vinile, proprio come i vecchi DJ, Sì. però la tecnologia è entrata massicciamente, no? Come si fa poi ad avere, ecco, quella sensibilità? Il digitale, no? È tutto 1 e 0, 1 e 0, quindi acceso spento. Avere Sì. invece Guarda, delle sfumature, attraverso cosa riesci a trovarle? io in realtà ho deciso di iniziare a fare il DJ andando a vedere proprio una serata di un artista che è DJ Taiwan, che lui praticamente suona col vinile. E io praticamente quella serata è come quando ti si accende la lampadina che. Cioè, mi ha ispirato talmente tanto che ho detto, ok, adesso devo riniziare perché mi ero preso un periodo in cui non volevo più suonare nemmeno alle feste tra amici, così. Però aver visto lui con il vinile che faceva certe cose, lui è uno dei più bravi scratcher italiani,
mi ha ispirato talmente tanto che ho deciso appunto di reinvestire su questa cosa. E all'inizio mi volevo comprare il vinile, crearmi un setup tipo lui. Poi, quando ho iniziato a vedere un pochettino i costi e tutte queste Esatto. robe qua, ho Poi anche da trasportare, dovuto, cioè, portati dietro gli esatto, ho imprevisti. dovuto un pochettino ridimensionare le mie aspettative, e quindi ho ovviamente optato per una soluzione un po' più digitale. E io, per come la vedo, per me anche questo mondo qui, come quello della musica, è un mondo che subisce molto il progresso tecnologico. Quindi, per me, che sia un vinile o sia un controller o un mixer, la cosa che conta è l'approccio. Cioè, alla fine, poi questo è semplicemente uno strumento con cui tu cerchi di esprimerti. Magari domani, se le cose vanno bene, penserò a investire su un vinile, perché è una cosa che mi ha sempre Già, ci affascinato, affascina, no? Il disco esatto, proprio. che secondo me non morirà mai, anzi, Beh, con gli anni. in questi ultimi anni si Sì, sta sì, sì, sì. riscoprendo molto, no? Sì, anche i Sì, dischi sì, che sì. si fanno, fanno piuttosto non fanno più i CD, ma fanno No, no, il no, ma vinile. Ci sono quasi tanti tutti. DJ. No, ma quasi tutti gli artisti mainstream, ormai, oltre all'album digitale, le copie fisiche, fanno tutti la versione in vinile, perché evidentemente c'è richiesta, cioè sta tornando molto in voga, diciamo. Senti, insieme a un gruppo di amici negli ultimi anni avete messo su, no, un bel movimento quando parlavi di feste, di eventi, di serate. Avete riportato un certo fermento durante il periodo estivo, no? Sì, come ho detto prima, io ho la fortuna di non essere mai stato da solo. Cioè, ogni volta che ho organizzato qualcosa, uno pensa sì, è staff, però in realtà ho sempre avuto un sacco di amici che mi hanno da sempre sostenuto. Senza fare i nomi, ringrazio tutti. Qualcuno ogni tanto E vediamo comparire sì, sto faccine vedendo qualche commento. sfarbaziti sotto. Nell'ultimo anno ho deciso di cercare di dare un nome a questo tipo di organizzazione con MIAC, quindi siamo partiti quest'estate organizzando un po' di serate a Vassomarina, alla Sirenetta, serate dove ho cercato di non fare sempre la solita cosa, serate con DJ set, che pure sono sempre riuscite bene, però ho cercato anche di includere qualche ragazzo di zona che fa musica, che magari ha aperto spesso le serate. Ci sono un sacco di ragazzini molto bravi a Vasso. E poi, finita l'estate, ovviamente abbiamo creato le pagine social. Sotto Natale abbiamo creato quest'altra iniziativa del MIAC Training, di cui Una hai cosa molto raccontato anche. particolare. Sì, in realtà è un progetto attorno al quale cerchiamo di far nascere un po' di idee diverse e innovative. Tra l'altro, nelle prossime settimane ci sarà un'altra novità che abbiamo in progetto da tempo, cioè, scoprirete tra poco, stiamo creando anche qualcosa di più concreto sul web. E niente, ora avremmo voluto riproporre il MIAC Train a Pasqua, però Sarà purtroppo, molto data la difficile. situazione, no, abbiamo già deciso di lasciar perdere. Anche se dovesse tornare tutto a posto, non ci sembra il caso, anche perché molto probabilmente non tornerà tutto come prima per Pasqua. Però speriamo comunque in tempi migliori di riproporlo. Senti, le tue giornate bolognesi, dovendo stare in casa, l'università non c'è, come le trascorri? A casa, praticamente. Quanto tempo dedichi allo studio, alla musica? Come ti organizzi? Allora, io in realtà, anche senza coronavirus, non è che sono uno che passa molto tempo fuori casa. Da un po' di tempo perdo un sacco di tempo davanti al computer, quindi già in generale ero allenato appunto a questa Ti eri situazione. preparato già col tempo. Però è innegabile che comunque è pesante. Cioè, il fatto di, per esempio, una cosa che mi manca molto, anche staccare e andarsi a fare, io spesso,
quando faccio qualche traccia me la vado a riascoltare con le lunghe passeggiate qua a Bologna. E questa cosa mi manca. Ovviamente manca casa, il fatto degli affetti, dei familiari. Non tanto perché, cioè, alla fine, anche se non ci fosse stata questa situazione, sarei rimasto qua per tanti mesi. Però il fatto di sapere che, cioè, prima magari se mi passava un weekend potevo scendere in qualsiasi momento, non avere questa possibilità ti fa pensare che è una situazione particolare. Però vabbè, cerco di stare, di uscire il meno possibile. Tra l'altro sono pure sfortunato perché ho il supermercato davanti al portone di casa, quindi non ho manco la scusa di doverti fare un giro per andare a fare una passeggiata, per fare la spesa. E si cerca di fare un po' di attività fisica in camera come si può. E dal punto di vista creativo è un periodo che riesci a concentrarti sulla musica, a scoprire nuove cose, magari avendo anche un po' più tempo. Sì, in realtà in questo periodo sto scrivendo cioè io sono in una fase, come ho detto prima, di apprendimento dell'ambito di produzione, diciamo. Quindi sto sperimentando un sacco di cose. In questo momento mi sento molto ispirato, anche perché spesso, cioè, il problema di chi fa musica spesso è che gli amici spesso non capiscono che in una serata stai preso bene e ti vuoi mettere solo a fare musica. Allora sei sempre distratto sia dallo studio che dal lavoro. Quindi in questo momento ho abbastanza tempo, me lo so gestire da solo e mi sento abbastanza ispirato. Sto scrivendo un po' di basi che iniziano a piacermi di più rispetto a quelle che facevo prima, diciamo. Tra i tuoi lavori che hai creato, no, c'è una particolarità in cui hai collaborato con un altro artista che conosciamo bene, che è tuo fratello, Davide. Sì. Che è tuo fratello Davide, che è un cantante, e noi c'è stata questa fusione tra le basi, che comunque sono, diciamo, musica elettronica, digitale, sì, musica molto moderna, con una melodia di cantato. È una scelta particolare. Ma in realtà, vabbè, ogni canzone che ho pubblicato ho scritto sia ho scritto sia io la base che il testo, la melodia. E nel momento in cui dovevo trovare una voce per appunto dar voce a quello che avevo creato, ce l'avevo in casa e quindi ho chiesto a mio fratello. Non l'hai dovuto neanche pagare. Per esatto. Quindi da questo punto di vista sono anche abbastanza fortunato, perché, vabbè, poi non voglio essere di parte, però la voce di mio fratello mi piace particolarmente. Sì, sono stato abbastanza fortunato. Abbiamo creato queste canzoni che sono piaciute anche abbastanza. È una cosa abbastanza inusuale. Comunque ti dedichi, sei un DJ, produci, però scrivi anche dei testi. Non è proprio comune a chi fa questo genere di musica in questo settore. Sì, cioè, in realtà è tutto molto nuovo per me. Cioè, come ti ho detto, ho scoperto di saper fare musica di recente, 2 anni fa, se non sbaglio, nel 2018. Era la canzone che stavo facendo ascoltare, facevo sentire prima, era del, sì, Giorni, del 2018. Quindi da quel momento lì, per me è stato come scoprire, come quando un ragazzino inizia a scoprire qualcosa di nuovo. Quindi ogni volta ho detto, vabbè, ho fatto una base, adesso perché non provo a scriverci anche il testo? E così sono andate un po' le cose. Poi tra l'altro, ora sta scrivendo pure Antonello, in realtà Journey è nata insieme all'aiuto di questo mio amico Antonello Aquilano, che ringrazio moltissimo, perché in realtà io non sapevo proprio mettere mano a un programma per creare musica. Lui ci smanettava da un po' di tempo, però dal punto di vista creativo, diciamo che non riusciva a creare qualcosa di efficace. Quindi è arrivato un giorno e ha detto, dai, mettiamoci insieme. E
proprio lui stava lì al computer, io dicevo, guarda, trovami questo strumento qua, me li faceva sentire, dicevo, ok, quello giusto, quindi è stato proprio così, è nata così Journey. Quindi in realtà non sono stato io direttamente a fare la canzone, ma mi sono servito dell'aiuto suo, che poi mi ha insegnato tutte le altre, cioè come utilizzare il programma. Adesso stai sviluppando anche questo canale su YouTube dove Sì. ci sono un po' di mix, hai iniziato a conoscere altri artisti. Come, diciamo, come sta prendendo forma questa nuova espressione, tipo di espressione che stai Sì, affrontando? in realtà il canale YouTube è una cosa che ho in mente cioè avevo in mente da un bel po' di tempo, però non ancora riuscivo a capire bene in che modo sfruttarlo, cioè cosa comunicare. All'inizio di quest'anno ho deciso di aprirlo, di iniziare a pubblicare un po' di contenuti. In realtà è un modo che ho per cercare di far unire tutte appunto le mie passioni, sia dal punto di vista della fotografia, del videomaking e della musica. E quindi niente, per me non è un peso, anzi, è un modo per passare il tempo, anche se dietro c'è tanto lavoro, perché tra il pensare di fare un video, girarlo, montarlo, poi pubblicarlo, c'è tanto lavoro da fare, però mi piace e vedremo Nei come video che accompagnano la tua musica c'è molta vita quotidiana, c'è andrà. un po' Sì, tutto quello che fai. Spesso in ti realtà vedo che vai in giro, penso a una GoPro. Nel frattempo sì, c'è Suriani che sta continuando, poi gliela farai pagare. dopo ne parliamo con lui. Comunque, Molta della tua vita praticamente. sì, perché cioè, fondamentalmente è stata proprio una scelta quella di dire all'inizio, ragazzi, io sono così, sono un ragazzo come voi a cui piace fare musica e condividerla, quindi ve la condivido così, senza fingere di essere chissà chi. Alla fine sto nella mia cameretta, sperimento quello che faccio e ve lo faccio ascoltare. Dopo, diciamo, l'anno accademico a Bologna, di solito il pensiero è verso l'estate, verso le feste, verso gli eventi. Adesso Sì. immagino che sia tutto un po', no? Sì, Nebuloso. Questa cosa. in realtà avevo intenzione anche di iniziare a suonare qua a Bologna proprio ad anno nuovo, dopo la sessione di esame, però purtroppo adesso si è bloccato tutto, sperando appunto che quest'estate si possa tornare a organizzare qualcosa, sicuramente a Vasso però, in questo caso. Bologna è una piazza che a livello di stimoli culturali, musicali, offre tanto. In questi primi mesi pre, diciamo, quarantena, hai avuto modo di conoscere, sperimentare, vedere cose nuove che ti hanno stimolato? Sì, infatti mi ero programmato in realtà tutta la mia permanenza qua. Ho deciso che nella prima parte, cioè da settembre fino a anno nuovo, avrei girato un po' per locali per cercare di capire che aria tirava, cioè che tipo di musica poteva piacere. Quindi senza fretta non mi sono buttato subito a trovare qualche posto dove suonare. E qui diciamo che la situazione è migliore rispetto a Vasso, nel senso che mentre a Vasso proporre qualcosa di alternativo non è semplice perché c'è meno gente, però diciamo che non sempre viene apprezzato, ecco. Mentre qui a Bologna ci sono tante cose diverse c'è la gente a cui piace seguire tutto, diciamo. Hai iniziato a pensare a quale sarà la prima cosa che farai una volta che questo periodo ce lo saremo lasciati alle spalle? A parte la musica, vorrei tornare a Punta Penna a buttarmi al mare. Questo vorrei fare. No, manca un po' questa visione del mare. Sì, ma soprattutto cioè, per noi che abbiamo vissuto in una località di mare, anche semplicemente affacciarmi dal balcone, vedere i palazzi e non vedere l'orizzonte del mare, cioè, è una cosa che mi manca. Diciamo che questa è la cosa che mi manca di più.
questa grande passione per la musica che a cui stai dando una struttura, però poi fai studi che guardano il mondo dello sport, nel tuo futuro dove ti vedi? In realtà fino a qualche tempo fa non avrei, cioè non sapevo bene cosa voler fare della vita. Ultimamente, soprattutto adesso con l'iscrizione alla specialistica, ho un po' più le idee chiare. Diciamo che, come ti ho detto prima, sto iniziando a unire sia le mie passioni che al mio percorso musicale, quindi non so dove mi vedrò nel futuro, però diciamo che sto iniziando a intraprendere una strada in cui unire sia la musica che lo sport in linea generale. E il MIAC Training è un esempio, cioè di questa cosa qui. Vedremo con il tempo, piano piano, di sviluppare tutte le idee che ho in mente, diciamo. Le cose che stai scrivendo quando prenderanno forma sui tuoi canali? Ma guarda, in realtà ora ho iniziato a pubblicare ogni tanto qualche beat, qualche demo. Traduci per chi beat demo. Sì, vabbè, le mie basi, cioè le mie strumentali. E ovviamente i pezzi forti me li sto tenendo un po' da parte perché ho intenzione di lavorarli bene. E magari di cercare anche qualcuno che ci possa cantare sopra, quindi Te ne suggerisco io uno, non lo conosci, chi? è Davide Alfieri. Vabbè, sì, probabilmente lui farà sicuramente parte di qualche altra canzone, però in realtà sto cercando di trovare anche qualche altro profilo, però diciamo che non ho fretta. Da questo punto di vista. Diciamo, per un artista classico, insomma, un cantautore, una band, l'obiettivo, diciamo, di una prima fase, insomma, si pubblica un singolo, si fa un video e poi si punta a costruire un album. Sì. Anche per la tua musica, il primo brano è del 2018, no? E poi ce ne sono stati un altro paio, se non sbaglio, diciamo, Sì. con questa forma. Cioè, l'obiettivo qual è? Arrivare a fare proprio un disco? Oppure per la tua musica questa forma del disco di raccogliere tanti brani non funziona? Guarda, allora, io ho una mia idea, nel senso che il mercato musicale è cambiato tantissimo negli anni, soprattutto negli ultimi anni con l'avvento di internet e tutta questa roba qua. È ovvio che il mio sogno è quello di creare un disco, un album, però in questa fase in cui io devo cercare di farmi conoscere. Diciamo che la sto vivendo più come una sorta di creazione di contenuti che non deve essere per forza la canzone in sé, ma tutto quello che ci ruota intorno. Qualcuno potrebbe dire che è sbagliato, però in realtà cerco di guardare la realtà dei fatti. La realtà dei fatti è che attualmente interessa poco l'aspetto musicale a molte persone interessa molto di più quello che ha il personaggio. Quindi non sto dicendo che mi voglio creare un personaggio, però Però cerco stai di presentando giocarmi, tutte le tue sfaccettature, tutte le tue passioni, esatto, non solo, diciamo, cerco la di vena musicale. giocarmi tutte le mie carte in modo molto sincero, dicendo io sono questo mi piace fare. Poi un domani, se le cose dovessero andare bene, valuterò assolutamente di fare qualcosa, però ecco, ti ripeto, non ho fretta, io cerco sempre di prendermi i giusti tempi nel fare le cose. La soddisfazione più grande te la danno più un botto di visualizzazioni su Spotify o su YouTube, oppure una serata dove c'hai tanta gente davanti che balla con la tua musica? Questo è troppo facile. No, a parte gli scherzi, per un DJ il momento in cui le persone iniziano a ballare in pista cioè, è quello il motivo per cui uno lo fa. Nel senso, vuol dire che lì inizia a connetterti con le persone che ti stanno ascoltando e le inizia a far muovere. E quando ci riesco, soprattutto
senza essere troppo banale, magari con il pezzo del momento che magari tutti riescono a ballare, in quei casi posso pure fare 10.000 visualizzazioni, però quelli sono i momenti più belli. È ovvio che se ci sono un sacco di persone che guardano i tuoi video o ascoltano i tuoi pezzi, fa tantissimo piacere, anzi è un indice che ti capisce che stai facendo le cose nel modo giusto, però diciamo che il motivo per cui faccio tutto questo, alla fine, cioè un DJ fa tutto questo, alla fine è quello. Nelle tue serate, quali sono i pezzi o gli artisti che non possono mancare mai, cioè che sono proprio quelli, i tuoi cavalli di battaglia? Ce ne sono parecchi, perché poi a me piace soprattutto unire diversi generi tra loro. Quindi non mi ritengo un DJ improntato solo su un genere in particolare. In generale mi piace tutta la musica dance. Se ti devo dire artisti che non possono mai mancare, i Daft Punk, cioè per me sono tipo un'istituzione nel mondo della musica, ok? Poi Avicii, per me, vabbè, a parte che è uno dei miei artisti preferiti, però la sua musica per me sta a un livello sopra tutti, cioè lui crea delle melodie pazzesche. E poi, vabbè, mi piace suonare molto anche l'hip hop, molto stile americano, old school. Ce ne sono veramente tanti, anche Jovanotti nel panorama italiano, cioè sono un Ha una sua fan accanito qualità di Jovanotti. importante. Sì. E invece, quando stai sperimentando nuove cose, chi è, diciamo, il tuo primo ascoltatore a cui fai sentire un po' di cose che ti, del cui giudizio ti fidi e ti dà la giusta via? Antonello, come ho citato prima, il mio braccio destro, sinistro, tutto. Infatti ho sempre detto. Non ci sarebbe mai stato Stealth se non ci fosse stato Antonello, Sì, con te ringrazio. Per ecco. seguirti e Comunque, per... se sto urlando, fammelo sapere perché io con queste cuffie sono No. completamente isolato. Non vorrei che. Si sente Ok. bene. E, dicevo, per seguirti tu hai, sei presente un po' su tutti i social, insomma, da ogni Sì. parte c'è la tua impronta. Sì, sì, Principalmente sì. però Sì, la cosa che ecco, magari in questo momento stai curando di più è proprio penso questo canale YouTube sì, sì. Sì. di cui poi magari quando ci sarà, ecco, quando poi riproporremo domani l'articolo su Zona Locale mettiamo anche un bel link così ti possono seguire là. Sì, al momento è dove sto dirigendo tutte le mie energie e attenzioni, diciamo. Ho deciso di investire tempo e energie lì sopra. Allora, la nostra mezz'ora è passata velocemente, visto che sei con le cuffie e col microfono, non ti chiedo di suonare qualcosa perché Infatti ti avevo potremmo fare danno, ma avvisato poi che. metteremo nell'articolo il Esatto. link al tuo canale, così chi vuole in tranquillità, anzi, c'è tanta musica, quindi uno può accompagnare anche queste serate in Certo. cui bisogna stare a casa. Aspettiamo sicuramente il tuo prossimo brano, la prossima canzone, così poi la lanceremo e poi continuiamo a seguirti e speriamo che insomma l'estate regali la possibilità a te e a tutta Esatto. la tua truppa che è immensa, Sì, sì, sì. sono tutti quanti Ma anche a ragazzi. tutti quanti per tornare tutti insieme a divertirci, Penso che ecco. sì, lo stimolo sarà anche un po' questo, no? L'altra sera Sì. ero nella diretta con le colonne, quindi con Matteo e Andrea, diciamo, Sì. uno dei desideri di tutti quanti gli artisti vastesi è tornare qui a casa e poter suonare e fare una bella serata Esatto. di musica, quindi ci attrezzeremo anche per questo, perché insomma adesso dobbiamo stare tutti bravi in casa, seguiamo Esatto. l'esempio di Stalf che sta bello, vedo che è tranquillo, stai serenissimo, gli piace stare a Sto come casa, una poi Pasqua. quando si potrà uscire, riusciremo tutti quanti insieme, insomma lasciandoci questo periodo alle spalle. Vuoi aggiungere qualcosa? Ma niente.
Ringrazio tutti i miei amici, come sempre, che vedo qua che stanno scrivendo messaggi. Cuoricini per staff. E niente. Saluto tutti gli amici di Zona Locale. Grazie a te per il tempo. Per buona quarantena a tutti, purtroppo. E ci vediamo presto invece con tutti quanti i nostri lettori. Domani continueremo con le nostre dirette. Stiamo alternando un po' sia alle 18 che alle 19 varie persone, un po' di interviste anche con questa modalità. Poi ritroverete tutto sul sito. Qua chiedono ancora saluti, Ste, tutti i tuoi fan. E niente, ecco, salutiamo anche Davide, magari prossimamente. Tanto penso che da qui ai prossimi, almeno al prossimo mese, a occhio, le modalità saranno queste, quindi ci sarà tempo per chiacchierare con tanti amici. E salutiamo tutti e noi ci sentiamo sui nostri canali. Certo. E buona serata e buona cena, visto che è ora. Grazie, un saluto ciao. A tutti. Ciao.